Buonasera, mezzanotte, 54 minuti, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo con i temi legati al referendum costituzionale. Il fronte del no ha presentato un ricorso all'AGCOM per l'eccessiva presenza di Matteo Renzi in TV, mentre il Premier in Basilicata e Campania ha cercato di convincere gli indecisi a votare sì, dicendo: contro di me c'è una cozzaglia di persone che si oppongono a tutto per tenere bloccato il Paese. Renzi in Campania e Basilicata, la Boschi e Di Battista in Calabria, Speranza in Sicilia, a parte Di Maio salito in Veneto, è al sud che si consuma la domenica del referendum, a conferma di quanto e come si guardi a quella parte d'Italia dove tradizionalmente è più alta l'astensione, per un voto sul quale l'affluenza alle urne potrebbe rivelarsi un fattore decisivo. In uno scontro frontale dove la voce più iperattiva è certamente quella del Presidente del Consiglio, lanciato in una battaglia da uno contro tutti, in cui è in arrivo una nuova lettera, stavolta da Renzi a tutti gli italiani, e che vede ancora sempre di più PD e 5 Stelle in rotta di collisione, con argomenti da entrambe le parti ultimativi. Non dobbiamo lasciare l'Italia, ha ripetuto anche oggi un Renzi in versione anticasta, a chi per 30 anni ha detto solo no e ora vuole riprendersi una piccola fetta di potere. L'unico loro obiettivo è fare dispetto a me per tenere impantanato il Paese nelle sabbie mobili. Se al referendum vincerà il sì, dice invece da Padova Di Maio, non ci libereremo mai più della classe politica che ha portato questo Paese ad avere la tassazione più elevata di tutti i Paesi industrializzati del mondo. Se dovesse vincere il no, non bocceremo solo la riforma costituzionale, ma anche una classe politica e un modo di governare. E a conferma di quanto i toni siano in libera uscita, entra nel vivo anche la battaglia per gli spazi televisivi, con gli esposti due presentati alla AGCOM, l'autorità per le comunicazioni, per l'eccessiva presenza del Premier nelle reti televisive. Il ministro degli interni Alfano ha annunciato l'invio a Milano di 150 militari in più a supporto delle forze dell'ordine per il controllo delle zone a rischio sicurezza. Alfano ha anche detto: Milano ha già dato basta all'arrivo di profughi. Aumentare le pattuglie di militari per presidiare la città e stop ai profughi. Le nuove direttive che il ministro dell'interno Angelino Alfano ha spiegato oggi in una conferenza stampa insieme al sindaco Giuseppe Sala e al prefetto Marangoni partono proprio dalle forze dell'ordine. 150 unità in più. Quando sono diventato ministro dell'interno io, i militari a Milano erano 400, poco più di 400. Oggi sono 650. Abbiamo definito di raddoppiare il numero rispetto a quelli che c'erano quando sono arrivato io. Quindi si passa da 650 a 800. L'incontro in comune dopo l'omicidio di un ragazzo domenicano in piazzale Loreto sabato scorso. Ieri notte, durante un'altra rissa tra ragazzi filippini avvenuta sotto al palazzo della regione, come raccontano le immagini delle videocamere di sorveglianza, ci sono stati due feriti, uno grave, 5 arrestati e altri 5 minorenni denunciati a piede libero. I nuovi presidi di soldati, ha spiegato il sindaco Sala, si concentreranno sulle vie più difficili da monitorare e sui luoghi di aggregazione, in modo da permettere alle pattuglie della polizia locale di muoversi anche altrove. Mentre sull'immigrazione il ministro Alfano ha spiegato che Milano ha già raggiunto la sua quota di migranti e fatto la sua parte, a differenza di altri comuni, ha detto che non vogliono collaborare ma dovranno farlo. È un momento cruciale nelle relazioni fra Cina e Stati Uniti, lo ha detto stasera il presidente cinese Xi Jinping nel corso dell'incontro bilaterale con il presidente Barack Obama. Il tutto mentre negli States il presidente eletto Donald Trump lavora per allestire la sua squadra di governo. Trump si è confrontato anche col moderato Mitt Romney, ma qualcuno dice che è solo una messa in scena. Potrebbe essere lui l'ex nemico Mitt Romney, il segretario di Stato americano dell'era Trump. L'ex candidato democratico alla Casa Bianca, battuto da Barack Obama nel 2012 e anche critico con Trump durante la campagna elettorale, ha incontrato il vincitore delle elezioni e il suo vice Mike Pence. Un incontro produttivo, ha detto Romney, che si è concentrato, aggiunto, sulla politica estera e sugli interessi degli Stati Uniti nel mondo. L'incontro è andato bene, ha sintetizzato Trump, ma nessun accenno è stato fatto ad una eventuale assegnazione del
delicato incarico di capo della diplomazia americana. Romney è considerato un moderato, per questo la sua nomina sarebbe un'apertura di Trump verso l'establishment repubblicano, che è stato molto critico nei suoi confronti. L'America dunque guarda le scelte che segneranno il futuro del paese, in alcuni casi con non poca preoccupazione. Per la scelta di Jeff Sessions come ministro della giustizia, ad esempio, un uomo conosciuto per la sua linea dura contro le minoranze, dagli omosessuali agli immigrati. Un altro conservatore, Mike Pompeo, andrà alla guida della CIA, mentre Michael Flynn, un generale in pensione e futuro consigliere alla sicurezza nazionale, ha definito l'Islam non una religione ma un'ideologia da battere in tutti i modi. La nomina più controversa resta quella di Steve Bannon a consigliere in capo di Trump. Uomo di ultradestra, è stato lui che ha portato Trump alla vittoria ed è considerato un razzista. I numeri si susseguono. Proprio poco fa l'agenzia ANSA ha battuto una fonte CNN secondo la quale sarebbe James Mattis, il generale dei Marine Corps in pensione, il favorito per il posto di segretario alla difesa. Vedremo dunque nei prossimi giorni. In Siria invece, dove la situazione è sempre più drammatica, in particolare ad Aleppo Est, dove sarebbe in corso la peggiore campagna di bombardamenti degli ultimi anni, bombardamenti che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbero messo fuori uso tutti gli ospedali, anche quelli da campo e le cliniche mobili. Da quando martedì gli attacchi aerei sono ripresi, dopo 3 settimane di tregua, le vittime sarebbero più di 100. Azioni atroci, dice la Casa Bianca, che chiede al regime di Damasco e ai suoi alleati, quindi la Russia, di assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo e di fermare immediatamente i bombardamenti per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari. Per quanto riguarda lo sport, ci sono giocate gli anticipi del campionato di Serie A. Juventus e Napoli hanno vinto entrambe, preparando così nel migliore dei modi gli impegni di Champions League. È una Juve improntata al turnover, ma è più che sufficiente per battere il Pescara. Gli ospiti tengono testa ai campioni sino al 36esimo, quando è Khedira a trasformare in gol una bella triangolazione in area con Mandžukić. Juve davvero spietata, in grado di andare in vantaggio alla prima azione pericolosa. Partita messa poi in sicurezza nella ripresa con il tocco di destro di Mandžukić, questa volta innescato da un colpo di testa di Khedira, e con il bolide dalla distanza di Hernanes alla sua prima segnatura stagionale. Ancora a secco dopo la negativa parentesi nazionale, Higuain che ha colpito un palo. In Udinese-Napoli fa tutto Lorenzo Insigne, torna al gol dopo un'astinenza lunga ben 17 partite, poi colpisce la traversa, sbaglia un raddoppio facile, poi mette a segno la sua seconda rete. Tutto, ed ecco la particolarità, in poco più di 11 minuti in apertura di secondo tempo. Il giocatore azzurro ritrova quindi il sorriso e manda anche un messaggio forte al CT della Nazionale Ventura. Per i padroni di casa il gol della bandiera, siglato di testa dal croato Perica. Per gli azzurri un importante ritorno al successo dopo quasi un mese. Ora sono quarti, staccati dalla Juve di ben 9 lunghezze. Nell'altro anticipo il gol dell'ex Gobbi decide Chievo-Cagliari in favore dei veneti. E c'è stato uno storico risultato per il rugby azzurro nel pomeriggio a Firenze. L'Italia della Pallovale ha battuto 20-18 il Sudafrica nel secondo test match di novembre. Dopo la pesante sconfitta di una settimana fa contro gli All Blacks neozelandesi, è arrivata la prima vittoria di sempre contro gli Springboks, come sono soprannominati i sudafricani. Bene, era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.